Così ho trascorso la mia vita solo, senza nessuno cui poter parlare. Fino a 6 anni fa, quando ebbi un incidente col mio aeroplano nel deserto del Sahara. Qualche cosa si era rotta nel motore e siccome non avevo con me né un meccanico né dei passeggeri, mi accinsi da solo a cercare di riparare il guasto. Era una questione di vita o di morte, perché avevo acqua da bere soltanto per una settimana. La prima notte dormii sulla sabbia, a 1000 miglia da qualsiasi abitazione umana. Ero più isolato che un marinaio abbandonato in mezzo all'oceano su una zattera dopo un naufragio. Potete immaginare il mio stupore di essere svegliato all'alba da una strana vocetta. Mi disegni, per favore, una pecora? Cosa? Disegnami una pecora. Balzai in piedi come fossi stato colpito da un fulmine. Mi strofinai gli occhi più volte guardandomi attentamente intorno e vidi una straordinaria personcina che mi stava esaminando con grande serietà. Qui potete vedere il miglior ritratto che riuscii a fare di lui più tardi. Ma il mio disegno è molto meno affascinante del modello. La colpa non è mia, però. Con lo scoraggiamento che hanno dato i grandi quando avevo 6 anni alla mia carriera di pittore, non ho mai imparato a disegnare altro che serpenti boa dal di fuori o serpenti boa dal di dentro. Ora guardavo fisso l'improvvisa apparizione con gli occhi fuori dall'orbita per lo stupore. Dovete pensare che mi trovavo a 1000 miglia da una qualsiasi regione abitata, eppure il mio ometto non sembrava smarrito in mezzo alle sabbie né tramortito per la fatica o per la fame o per la sete o per la paura. Niente di lui mi dava l'impressione di un bambino sperduto nel deserto a 1000 miglia da qualsiasi abitazione umana. Quando finalmente potei parlare, gli domandai: «Ma che cosa fai qui?» Con tutta risposta, egli ripeté lentamente, come si trattasse di cosa di molta importanza: «Per piacere, disegnami una pecora.» Quando un mistero è così sovraccarico, non si osa disubbidire. Per assurdo che mi sembrasse, a 1000 miglia da ogni abitazione umana e in pericolo di morte, tirai fuori dalla tasca un foglietto di carta e la penna stilografica. Ma poi ricordai che i miei studi si erano concentrati sulla geografia, sulla storia, sull'aritmetica e sulla grammatica, e gli dissi, un po' di malumore, che non sapevo disegnare. E mi rispose: «Non importa, disegnami una pecora.» Non avevo mai disegnato una pecora e allora feci per lui uno di quei disegni che avevo fatto tante volte, quello del boa dal di dentro, e fui sorpreso di sentirmi rispondere: «No, no, no, non voglio l'elefante dentro il boa. Il boa è molto pericoloso e l'elefante molto ingombrante. Dove vivo io tutto è molto piccolo. Ho bisogno di una pecora. Disegnami una pecora.» Feci il disegno. Lo guardò attentamente e poi disse: «No, questa pecora è malaticcia. Fammene un'altra.» Feci un altro disegno. Il mio amico mi sorrise gentilmente con indulgenza. «Lo puoi vedere da te che questa non è una pecora, è un ariete, ha le corna.» Rifeci il disegno una terza volta, ma fu rifiutato come i precedenti. «Questa è troppo vecchia, voglio una pecora che possa vivere a lungo.»
Questa volta la mia pazienza era esaurita. Avevo fretta di rimettere a posto il mio motore. Buttai giù un quarto disegno e tirai fuori questa spiegazione. Questa è soltanto la sua cassetta. La pecora che volevi sta dentro. Fui molto sorpreso di vedere il viso del mio piccolo giudice illuminarsi. Questo è proprio quello che volevo. Pensi che questa pecora dovrà avere una grande quantità di erba? Perché? Perché dove vivo io tutto è molto piccolo. Ma ci sarà certamente abbastanza erba per lei. È molto piccola la pecora che ti ho data. Si chinò sul disegno. Non così piccola che... Oh, guarda! Si è messa a dormire! E fu così che feci la conoscenza del piccolo principe.